Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare quello che vi avevo anticipato nel video precedente, visto che mi è stato richiesto di fare questo video che non ho potuto fare nel corso della realizzazione del mio raccoglitore foglia 4, altrimenti sarebbe venuto lunghissimo, già così è venuto un video veramente lungo. E vi voglio far vedere come ho realizzato questa bustina. Adesso c'è un po' la luce del... Perché oggi è una giornata un po' grigia e quindi non si vede molto, per cui ho dovuto accendere la luce e c'è il riflesso, ma spero che si veda. È questa bustina che io ho realizzato per inserire, adesso l'ho lasciata vuota così si vede meglio, per inserire i miei ritagli di carta scrap che poi utilizzo per decorare i vari lavori. E quindi oggi vi farò vedere una cosa molto molto semplice, perché è una cosa semplicissima che però secondo me è molto utile. Tra l'altro vi farò vedere più di una versione, perché io utilizzo questo tipo di bustina per archiviare proprio i miei lavori. Adesso vi farò vedere come. Allora, per fare questo lavoro qui abbiamo bisogno di semplicemente una busta di quelle per i raccoglitori. Allora, ho preparato tutto, più o meno tutto come al solito, tanto mi dimentico sempre qualcosa e poi mi dovete un pochino aspettare. Allora, no, perché poi funziona sempre così, preparo tutto, poi alla fine mi manca sempre qualche pezzo e devo un attimino cercarlo più velocemente possibile. Allora, praticamente oggi con questa luce è un po' un disastro, vabbè, speriamo bene. Utilizzerò una di queste buste per i raccoglitori, quindi... Una cosa semplicissima. Allora, cosa vado a fare? Innanzitutto vi faccio vedere come ho realizzato questa bustina, che potete poi incollare con del biadesivo dove preferite. Poi vi farò vedere una seconda versione. Allora, per la prima versione non ho fatto nient'altro che tagliare praticamente i due laterali della mia busta per il raccoglitore, in modo da creare l'apertura. Quindi ho tolto questa parte da un lato un po' più spessa, e di qua ho tolto proprio 1 mm, 2 mm, quello che riuscite. Adesso io lo sto facendo con la taglierina, voi se lo fate con la forbice chiaramente magari non riuscite a togliere una cosa così sottile, lo togliete un pochino più largo, ma questo non è assolutamente un problema. Lo potete fare come volete. No, non tolgo ancora la taglierina perché mi serve. Quindi vedete che sono in questa situazione qua. Praticamente ho aperto, ecco, no, non ho aperto perché ho tagliato poco. Sono stata troppo tirchia. A proposito del non sprecare, mamma mia, sempre così. Eccoci, mi mancavano ancora quel paio di millimetri per aprire il tutto. Adesso dovrebbe essere a posto. Ok, quindi abbiamo aperto la nostra busta. Ora praticamente decidiamo di quanto, io in questo caso ho fatto una busta un pochino grande perché volevo che contenesse più roba, quindi decidiamo di quanto fare la nostra chiusura. Quindi questa è una cosa che, insomma, è vostra discrezione, ognuno può farla come vuole. Io più o meno tengo di riferimento questo, e da un lato vado a tagliare. Siamo quindi a 11 centimetri, dai, più o meno 11 centimetri, va bene così. Decido di farla così, ma ripeto, questa è una cosa proprio che ognuno può fare come meglio crede. Quindi io vado a togliere 11 centimetri da un lato, eccoci, della mia copertina, in modo da aver creato questa situazione qua a 11, e andrò poi a chiuderla semplicemente in questo modo. Ora, la taglierina non mi serve più, quindi io in questo caso cosa ho fatto? Vedete, non so se si vede, vediamo un pochino, eccoci, così si dovrebbe vedere. Ho sagomato in questo modo la mia bustina. È una cosa che così, è una cosa che si vede appena appena, però è una cosa che dà un pochino di motivo. Allora, io l'ho fatto con questo righello che non ho preparato, quindi un secondino solo che lo cerco. Trovato, eccolo qua. Allora, io ho utilizzato questo.
Chiaramente, se non avete io metto sempre poi i link della strumentazione che uso per fare i miei lavori nella descrizione del mio video. Ma come dico sempre, se voi non avete, questi strumenti e non avete intenzione di comprarli perché magari non vi serviranno per altro, potete fare tutto a mano con una bella matita, segnate il motivo che volete e poi ve la ritagliate con la forbice. Io utilizzerò il mio righello e il mio cutter per fare questo lavoro. Quindi semplicemente ad occhio vado a mettere. Adesso io tra l'altro utilizzo questo, che non so se anche questa è una cosa molto utile perché avete intanto il riferimento delle misure e poi vi serve per fare da guida. Per esempio in questo caso vedete io vado a mettere il mio supporto qui esattamente dove ho le righe di riferimento, so di averlo messo perfettamente dritto perpendicolare e questo quando devo fare dei tagli qualcosa mi aiuta. Ho anche le dimensioni, quindi mi viene semplice definire qual è il centro perché basta contare i quadratini. Ok, quindi io ho tagliato la mia, ecco qua si vede, con lo scuro sotto si vede, io ho tagliato il mio contorno, però lo potete fare tranquillamente a mano anche voi. Io l'ho fatto semplicemente più velocemente, perché quando si hanno gli strumenti diventa tutto un po' più semplice. Allora, quindi cosa vado a fare? Devo andare a chiudere i laterali. Per chiudere i laterali, in questo caso utilizzerò il washi tape. Invece dopo vi farò vedere come farlo semplicemente con della carta scrap, perché non sempre, non tutti hanno a disposizione questo washi tape. Tra l'altro vedete che è così largo, ma poi vi farò vedere che ho fatto anche delle bustine con una versione più piccolina, quindi non bisogna mai perdersi d'animo se non si hanno le cose che utilizzo io. Si può sempre in qualche modo utilizzare delle cose che si hanno già in casa. Io cerco sempre di farvi vedere come fare questa cosa, proprio per evitare di rimanere bloccati, come dico sempre, perché non si hanno i materiali, non si fanno i lavori. No, i lavori si possono fare con altro materiale, sempre. Ci si può inventare qualsiasi cosa con qualche altro materiale. Allora, tra l'altro, vi faccio vedere una cosa come comoda questa. Allora, il mio washi tape in questo caso, vedete, sono 3 quadratini, giusto? Sono 3 centimetri. Quindi, io cosa faccio? Vado a posizionare. Io adesso dovrò andare a mettere il washi tape chiaramente nella parte fino qua dove voglio chiudere, però io vado a posizionare il mio supporto qui, vedete che intravedo i quadratini, quindi io so che per utilizzare me metà del mio washi tape, visto che poi l'altra metà la devo chiudere sul retro, devo andare a coprire un quadratino e mezzo, così abbiamo più o meno la stessa distanza di washi tape sia sul fronte che sul retro. Quindi non faccio nient'altro che andare, tengo fermo qui, anzi potevo anche tenerlo fermo con dello scotch di carta per fare un lavoro più ben fatto, ma vabbè, ma non importa, ce lo faccio d'occhio. Quindi io vado ad appoggiare qui, così, più o meno a un quadratino e mezzo il mio washi tape. Forbice. Taglio qui sul fondo. Mi sono tagliata anche il dito, perfetto. Dopodiché non mi resta nient'altro che da fare che girare e chiudere il washi tape in questo modo qui. Vedete che ho ottenuto praticamente così ad occhio la stessa dimensione del washi tape sia da un lato che dall'altro. Ora vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Quindi ci mettiamo in questa condizione qui, così. Adesso vi faccio vedere perché io a volte faccio sempre le cose un po' così, perché però dico magari scotch di carta, guardate, scotch di carta, questo per fare i lavori un pochino sempre più precisi. Tengo qua così, blocco.
blocco da un lato, blocco dall'altra, eccoci, così sono sicuro che questo non mi si muove. Quindi stessa cosa di prima, questo è il mio riferimento di dove devo arrivare per chiudere la mia bustina. Tengo mezzo quadratino, così, ok. Chiaramente questo è venuto ancora più preciso dell'altro perché ho bloccato il tutto e quindi sono stata più precisa di prima. Per cui adesso piego così, ok, e qui abbiamo la nostra chiusura. Avete visto che è una cosa veramente semplice, semplice, semplice. Quindi devo solo, per farla identica a quella che ho messo nel mio raccoglitore, che è questa, vi ho fatto proprio vedere come l'ho realizzata. In questo caso qui ho utilizzato una calamita per chiudere la mia bustina. Allora, il discorso qual è? Ormai siamo tutti nella stessa situazione e quindi capite benissimo quello che sto per dirvi. Avrei voluto utilizzare dei bottoncini a pressione che non avevo perché non li ho mai usati, anche se ho deciso di procurarmeli perché ho visto che per tante cosine possono essere utili. Però purtroppo, visto il periodo, visto il momento in cui i negozi sono chiusi, Amazon ho visto che aveva dei tempi di consegna un pochino più lunghi, anche se sono comunque con Prime velocissimi, ma io dovevo fare il video e quindi non potevo approvvigionarmi di quello che mi serviva. Quindi, come dico a voi e come faccio io, perché non dico una cosa e poi ne faccio un'altra, ho cercato di fare quello che potevo con quello che avevo in casa e adesso vi faccio vedere le varie soluzioni che ho trovato. Poi voi nei commenti, mentre le vedete, così poi non dimenticate di scrivermelo dopo, mi dite cosa ne pensate, perché io cerco sempre di arrangiarmi con quello che ho. Quindi in questo caso vi faccio vedere come ho chiuso la mia bustina con le calamite, perché io le calamite vedete queste calamite, magari vi lascio il link perché le uso per chiudere le pagine degli album, insomma per fare i miei lavori, quindi le avevo. Per cui in questo caso utilizzerò questo e poi vi farò vedere come ho invece creato delle altre bustine senza neanche le calamite e le ho chiuse comunque. Quindi allora, in questo caso utilizzo due calamite, quindi le mettiamo un po' separate qua perché sennò mi si attraggono e non le recupero più. E vediamo come ho fatto la chiusura. Allora, biadesivo, carta. Allora, prendiamo una carta che possa andare bene. Prendiamo questa che è un pochino sull'azzurro, sì, va bene questa. Poi un po' di biadesivo. Ok. Del biadesivo, dove vedete ho già fatto delle fustellatine e facciamo un'altra cosa. Allora, pensavo di usare una carta più sottile di questa, perché allora, visto che facciamo così, perché questa è una cosa un po' in generale, le calamite, visto che poi appunto devo chiudere, voglio una presa, queste sono molto forti come calamite, però chiaramente più strati di carta andiamo ad incollare sopra e più si crea e più la calamita funziona meno, cioè in realtà non funziona meno perché comunque funziona sempre, però lo spessore della carta può renderla leggermente più debole. Quindi in questo caso qua, invece di utilizzare della carta scrap, che comunque è una carta da 170 grammi almeno, quindi una carta molto spessa, utilizzo questa è una carta, uno dei miei download digitali che ho stampato, quello dei pizzi, ma che io stampo su carta digitale, magari se riesco da 170 grammi, perché comunque è molto più corposa, viene molto più bella, però vi faccio anche delle stampe
con della carta da 80 grammi, quella da fotocopie. Questo è un esempio del genere. Questa è proprio la carta da fotocopia, perché è una carta sottilissima che in certi casi mi serve, perché quando io voglio incollare della carta che non voglio che crei il minimo spessore, che rimanga perfettamente a filo, utilizzo questa carta. E il gioco è fatto. In questo caso lo farò per le mie calamite, così è talmente sottile la carta che non va a minimamente a intaccarmi la capacità della calamita di attrarre la sua opposta. Quindi cosa vado a fare? Vado a tagliare con questa fustella dei cerchietti. E qui stesso discorso. Fustella va bene, ma se non avete la fustella potete tranquillamente tagliarveli a mano. Allora io vado a prendermi un pezzettino di questi qua dove ci sono, dove c'è il pizzettino, così rimane un attimino più, eccoci, tipo così. Quindi vado a tagliare i due pezzettini, probabilmente me ne serviranno altri. Adesso facciamo un po' il calcolo. Poi mi vado a tagliare due pezzettini di biadesivo. Ah, questo devo farlo così perché sennò. Allora, aspettate, perché se non do, è un po' più spesso, quindi se non do il colpo secco non lo taglio bene e mi si rovina la fustella. Ok, quindi vado ad attaccare come prima cosa il biadesivo qui sulla mia calamita, se riesco ad aprire il biadesivo, perché questo è sempre un terno all'otto. Ok, quindi in questo caso la calamita prendiamo una qualsiasi e poi dopo l'altra la metteremo dal lato giusto, in modo che, quindi vedete che ho attaccato qui il biadesivo sulla mia calamita. Cosa vado a fare? Allora, adesso vado ad incollare la mia calamita col biadesivo sul mio supporto. Allora, al centro del mio supporto lo metto qui, quindi vado ad incollarla, diciamo qui, così, ok? In questo modo qui. Collo bene. E sopra vado a spellicolare, se ce la posso fare. Allora, sì, ce l'ho fatta forse. Eccoci qua. E vado a mettere uno dei miei bottoncini. Così. Ok. In questo modo qui, vedete, rimane così. Ora non mi resta nient'altro da fare che andare ad attaccare dalla parte opposta l'altra calamita. Quindi come faccio? Allora, facciamo così. Vado a intanto capire ad attaccare la mia calamita in modo da attaccarla nel verso giusto, perché altrimenti rischiamo che poi la attacchiamo, se non l'abbiamo prima fatta aderire al suo posto, quando poi cerchiamo di chiuderle invece di attrarsi si respingono e abbiamo fatto un disastro. Quindi io sono andata ad attaccare la mia calamita qui, in modo che so che la chiusura funzionerà perfettamente. Ora vado ad attaccare il biadesivo, così, al centro, eccoci. Attacco solo la calamita, spellicolo, semplice l'operazione. Adesso è solo un po', è più, cioè sembra complicata a spiegare, ma quando poi lo fate vedete che è semplice. La cosa più difficile, vi assicuro che come al solito, è riuscire a staccare la pellicola dal biadesivo, che è veramente una cosa, soprattutto quando si tagliano dei pezzi così piccoli. Niente, non ce la posso fare, non, saranno anche le unghie un po' spesse, ma allora, vediamo un po', prendiamo, allora, facciamo così, prendiamo la punta qui della forbice che sicuramente mi aiuta, posso anche pensarci un po' prima, a volte
cose semplici, eccoci qua, infatti, perfetto, vado a spellicolare, ce l'abbiamo fatta, e ora vado a chiudere la mia bustina, così, quindi vado a schiacciare, ricordandoci che ho messo il biadesivo, quindi quando vado ad aprire, ecco, ho staccato la mia calamita, ed è rimasta perfettamente attaccata col biadesivo sulla bustina. Guardate, è semplicissima. Adesso vado, qui c'è il biadesivo, quindi vado ad attaccare sopra il mio bottoncino, che in questo caso è direttamente sopra la calamita. Per quello vi avevo detto che ho utilizzato la carta sottile, perché utilizzando la carta da 80 grammi, che è sottilissima, io riesco proprio ad incollarla, guardate, proprio. Non so se si vede, ma si vede proprio lo spessore della calamita perché la carta è sottile. Avessi messo invece la carta da 170 grammi, non ci sarebbe stato abbastanza spazio intorno alla calamita per far aderire bene la carta e quindi magari mi si sarebbe staccata. Quindi questa è una cosa che in generale vi dico, quando utilizzate le calamite, se avete poco spazio intorno, se è su un supporto grande non c'è problema, anzi io in certi casi metto anche il biadesivo per tenere ancora più fermo la calamita, cioè quindi si può fare quello che si vuole, ma quando gli spazi sono piccoli bisogna utilizzare una carta sottile, altrimenti la carta, diciamo spessa vi si stacca. Quindi in questo modo vedete che, aspettate, eccoci qua. Si chiude perfettamente così, ecco. E la mia bustina è finita. Quindi avete visto che è veramente un lavoro semplice. Adesso ve la faccio vedere a fianco a questa. Questa per esempio l'ho fatta più grande. Vedete? Io in questo caso qui avevo deciso di inserire il mio block notice nel mio lavoro, quindi l'ho fatta leggermente più piccola. Questa qui, che in questo caso non avevo vincoli, l'ho tenuta un po' più grande, sarà una busta più grande che dove posso inserire quello che preferisco. Allora, come vi avevo detto, vi voglio far vedere, io ho realizzato altre due bustine che secondo me sono molto utili, perché vi faccio vedere come le uso io almeno. Io vi do così delle, questi sono consigli, sono più che consigli, cioè vi faccio vedere come io magari organizzo le mie cose. Poi se a voi piace come sistema potete utilizzarlo, potete usare le bustine per altro, però vi faccio vedere qual è la mia idea di bustina. Allora, in questo caso io l'ho incollata sul mio supporto e cosa ho fatto? Semplicemente ho messo due strisce di biadesivo sui bordi e l'ho incollato e abbiamo fatto quello che avevo in mente di fare per il mio raccoglitore. Ma in realtà l'idea delle bustine mi nasce per praticamente organizzare i miei ritagli di carta. Quindi, come funziona? Che per non avere i ritagli sparsi un po' dappertutto, io cosa ho fatto? Ho fatto le mie bustine e così posso praticamente dividere i miei ritagli per modelli, per tipologia, perché sono di carte diverse e quindi posso praticamente dividermeli. E quindi cosa ho fatto? Mi sono creata delle bustine che vedete possono essere tranquillamente più piccole perché qua di carta ce ne sta un'infinità. Allora ve ne faccio vedere, questa è piena, per esempio, questa ho messo qua, ho messo dei ritagli, questi sono tutti i ritagli che mi serviranno per fare i miei lavori ed è un tipo. Poi ne ho fatta un'altra che ho lasciato vuota, poi ve la riempio e vi faccio vedere come l'ho fatta. E questi sono due modelli diversi che, come vi dicevo prima, mi sono inventata per chiuderle senza avere i bottoni a pressione e senza, ho pensato a chi poteva non avere le calamite, perché le calamite mica tutti hanno le calamite in casa perché magari non fanno gli album, piuttosto che ancora se le devono procurare, eccetera. E quindi ho utilizzato altri due sistemi. Adesso vi faccio vedere quali e poi ne realizziamo una magari insieme di questa, così vi faccio vedere come le ho fatte. Allora, praticamente ho fatto in questo caso qui, allora, in questo caso qui ho fatto una chiusura, ecco, magari potrei farvi vedere questa che è molto semplice da fare. Praticamente ho creato un cerchio
che ho incollato solo con il biadesivo nei lati, in modo da poter inserire la mia chiusura sempre con la carta. Ho fatto una chiusura molto lunga in modo che facesse ben presa, in modo che anche se vado a riempire un pochino in più la mia busta, può rimanere leggermente così, ma non scappa dal cerchio e quindi rimane ferma. E in questo caso invece, e qua ho utilizzato solo carta scrap, sia per i laterali che per la chiusura. In questo caso invece ho fatto ancora un'altra cosa. Allora, praticamente vi faccio vedere cosa ho fatto. Una cosa semplice che mi sembrava anche carina per farla un pochino più frufru. Ho attaccato del nastro con un cerchiettino di biadesivo che ho ricoperto con della carta per bloccare il nastro. E poi ho semplicemente creato qui, con sempre della carta scrap, un'asolina che vedete ho lasciato leggera, potevo anche lasciarla un po' meno rigonfia, questo è come volete, tanto l'importante è che si infili il nastro, quindi immaginate, potrebbe anche essere a filo, io l'ho voluta fare così per farvi capire bene qual era la mia idea. Poi se la lasciate piatta e la attaccate solo sui due laterali con del biadesivo come ho fatto io, il nastro entra comunque e non vi crea spessore, quindi questa è una vostra scelta. E poi vedete che ho chiuso, si chiude così col nastro semplicemente, quindi anche in questo caso, nel momento in cui voi doveste riempire questa busta anche di più, il nastro è più lungo e potete chiuderla sempre. Cosa ho fatto? In questo caso vi faccio vedere come ho fatto per i laterali. Come vi ho detto prima, questi sono sempre dei piccoli così, dei piccoli accorgimenti che vi do per poter fare le cose con il materiale che avete in casa. Allora, prima ho usato questo washi tape che è molto largo, però non tutti ce l'hanno. Potreste avere dei washi tape che è molto più sottile. Quindi cosa ho fatto? In questo caso qua io, per fare il lavoro che vi ho fatto vedere prima di chiudere i laterali, ho utilizzato del semplice nastro di carta, che in questo caso io avevo sottile, ma poteva anche essere più spesso, quindi proprio per dirvi quello che avete in casa. Ho utilizzato il nastro di carta per fare il lavoro del washi tape, quindi per metterlo sia da una parte, per chiudere i miei laterali da una parte all'altra. Chiaramente immaginate, vedete che questo qua è sottilissimo, quindi ho fatto una chiusura, adesso giusto proprio per darvi l'idea, perché magari non so se mi sono spiegata bene. Allora, dov'è il pezzettino che ho ritagliato? Neanche si vede, perché chiaramente essendo trasparente non si vede più. Allora, non importa, prendiamo questo foglio qua, no? Ho utilizzato questo washi tape per fare il lavoro di chiudere, quindi l'ho messo metà da una parte e metà dall'altro, così, e ho chiuso la mia bustina. E poi sopra, sia da una parte che dall'altra, ho incollato un washi tape, questo, che è molto più sottile. Quindi io l'ho incollato prima sul davanti, poi sul dietro. Fa motivo lo stesso, ma per chiudere la bustina ho utilizzato il nastro di carta. E vi dirò di più, volevo farvi vedere una terza opzione, ma non ho potuto farlo perché, come vi ho detto, no, in questo momento non posso procurarmi materiale, quindi tutto quello che ho, i prossimi video che farò, li farò con quello che ho a disposizione, e spero di riuscire a fare comunque dei video carini. Però la mia idea era quella di utilizzare il nastro di carta più largo, che c'è tranquillamente dappertutto, costa pochissimo, quindi utilizzare il nastro più largo per chiudere, e invece di coprire il nastro di carta, avevo intenzione di, con dello stencil e con del distress, con del colore, di decorare direttamente il nastro, quindi sarebbe venuta anche una cosa carina, ma non avevo il nastro di carta largo per fare questo lavoro. Però è un'idea che, non so se avete capito, è semplicissima, nastro di carta spesso, quindi vi viene una cosa del genere fatta con il nastro di carta, e poi andate a decorare pennarelli, distress, acrilici, stencil, come volete il vostro bordo, e semplicemente con del nastro di carta voi ottenete lo stesso risultato. Quindi questo è quello che mi premeva dirvi per i vari sistemi che potete utilizzare per fare questi lavori qua. Quindi nei commenti, ditemi quello che pensate a proposito appunto di queste
Se vi fa piacere avere questi riferimenti, magari divago un po' tanto quando vi faccio vedere le cose, ma cerco sempre di dare qualche consiglio in più per poter fare i lavori con il materiale che si ha in casa. Quindi vi farei vedere come ho realizzato una di queste, perché le ho lasciate così? Perché io queste bustine le utilizzo in questo modo, vi faccio vedere. Allora, questo è un quadernone che vabbè, io mi ero decorata perché è un quadernone dove metto le mie cose e quindi mi piace che abbia anche il quadernone un aspetto creativo e quindi me lo sono decorata. E quindi l'idea qual è? Quello di inserire all'interno di un quadernone dove ho appunto scritto i miei progetti, dove ho tutte le mie cose, praticamente le mie bustine in questo modo. Così. Una. E due. Ok? Quindi se noi andiamo a inserire qua dentro, lo rimetto così avete un'idea di quello che ho in mente, perché adesso le avevo svuotate per farvele vedere, eccoci. Quindi se io vado ad inserire così la mia carta, praticamente io in questo modo posso crearmi un quadernone, che è quello che ho fatto praticamente, dove tengo il mio materiale. Perché voi potete mettere la vostra busta grande dove poter inserire delle cose, le cose che volete. E poi potete crearvi le vostre bustine piccole per separarvi il vostro materiale scrap oppure potreste anche farle in questo modo qui, per esempio. Adesso io ve le faccio vedere così piccole perché c'è il taglio in mezzo, sono un attimino, però volendo voi potreste farvi una busta anche di questo tipo, dove utilizzate tutta la parte intera dietro per chiudere, dovete solo chiudere da un lato e poi farvene una più lunga se avete bisogno di magari uno spazio un po' più grande perché avete tanto materiale di un certo tipo, come preferite. Quindi la mia idea è questa, adesso vi faccio vedere come realizzare una di queste due bustine, come l'ho tagliata e come l'ho fatta tutta con la carta scrap, quindi senza l'uso di washi tape, per avere diciamo questo effetto qui finale. Allora, semplicemente vado a prendere la mia busta, la mia taglierina, ah, era qua il pezzo che cercavo. Allora. Tra l'altro, divago un attimino perché volevo chiedervi un consiglio. Allora, visto che in questo momento siamo tutti a casa e quindi c'è più tempo anche magari per dedicarsi a queste cose creative che prima si facevano nei ritagli di tempo, adesso, vista la situazione, dico purtroppo perché comunque è una situazione molto molto delicata che ci accomuna tutti. E bisogna occupare un pochino il tempo in cui si è in casa e si possono magari anche per distrarsi, perché io non so voi, ma io quando faccio questi lavori veramente riesco a staccare la mente da tutto quello che in questo momento non è così, così bello e positivo e mettermi qui e pensare a qualcosa di bello. Quindi per me è fondamentale e mi serve tantissimo, non so per voi. Quindi proprio a proposito di questo, io da lunedì lavorerò a casa perché appunto non andrò più in ufficio e mi sarebbe piaciuto, non so se riuscirò a farlo, perché questa è una cosa che mi piacerebbe veramente tanto farla, ma devo un attimo vedere compatibilmente con anche la mia famiglia, tutto quello che c'è intorno a questo discorso. Magari mi piacerebbe fare qualche video in più, magari di cose un pochino più semplici. Ma magari non uno, ma due video alla settimana per tenervi un po' compagnia, per passare un po' di tempo insieme. E questo spero di farlo. Oppure mi era venuta in mente una cosa che ve la butto lì e per quello avrei bisogno di qualche consiglio, del vostro parere per capire se mi piacerebbe fare magari provare a fare qualche live dove possiamo magari creare qualcosa insieme. Ora, premetto che non ho la minima idea di come attivarmi per fare i live su YouTube.
Però io sono una che ama abbastanza le sfide, adesso avrei più tempo per dedicarmici e vorrei vedere, cercare di capire come fare per attivare col PC, insomma, quello che c'è da fare. E se una cosa che a voi farebbe piacere è questo, che per questo ho bisogno di, insomma, di saperlo, perché se vi farebbe piacere creare, appunto, che io creassi dei live, quindi dove c'è uno scambio più diretto, dove magari ci conosciamo un po' di più, dove mi potete fare delle domande mentre stiamo lavorando, perché io adesso dico sempre le cose che mi vengono in mente che possano essere utili, poi in realtà magari ci sono delle cose che voi mi vorreste chiedere, poi finisce il video per tempo, per fretta, non mi lasciate nel commento, oppure in quel momento non vi viene in mente, quando vi viene in mente non potete scrivermelo, io immagino che sia anche così. E quindi con un live sarebbe un po' diverso, per cui mi farebbe piacere se... È una cosa che potrebbe interessare, perché per me vuol dire mettermi lì, cercare di capire come fare, lavorarci sopra, ma io lo faccio volentieri. E anche se avete delle idee su quello che potremmo realizzare, perché sinceramente, per me sarebbe una cosa nuova. E quindi un conto è, appunto, creare, farsi venire un'idea, decidere di fare il video, fare il video e quindi, insomma, fare quello che ho sempre fatto. E un conto invece è fare qualcosa insieme a voi, che immagino debba essere qualcosa di semplice, con del materiale che più o meno tutti possono avere in casa. Quindi mi piacerebbe, appunto, avere che mi aiutaste voi in questo momento per farmi capire se è una cosa che interessa e soprattutto cosa si può fare, che cosa avreste piacere di fare. E magari, appunto, chiedendo anche alle persone che conoscete, che sono delle creative, che hanno piacere di fare questi lavoretti, se sarebbero interessati, magari di farmi lasciare da tutti dei commenti sotto il mio video, in modo che io cerco di capire, cerco di organizzarmi e poi mi lancio in questa cosa e proviamo a farla tutti insieme. Magari i primi live saranno, non lo so, non riesco neanche a immaginarli perché veramente non è, per me è una cosa proprio nuova e non so come possano venire fuori dei live, però veramente mi piacerebbe in questo momento farli perché penso che sarebbe forse un modo più carino per stare più insieme e per passare anche del tempo, perché se magari il pomeriggio io sono più libera, voi siete più liberi, siamo di più a casa e quindi veramente si potrebbe fare qualcosa, magari senza fare dei lavori esagerati. Però si potrebbe stare più insieme. Io, per esempio, avevo pensato, e ditemi voi poi se potrebbe essere un'idea fattibile, quella di realizzare magari in ogni live una pagina di un album scrapbooking. Quindi, se ogni volta facciamo la struttura di una pagina, adesso è una cosa che ho pensato così, perché io ci sto pensando come chiedo di pensare a voi e di aiutarmi voi a trovare qualcosa, però avevo pensato magari ogni volta una pagina, la struttura di una pagina di un album, così ogni volta facciamo qualcosa di diverso, di magari semplice, perché comunque non deve essere qualcosa di complicatissimo, e ho detto magari la carta in casa possono averla tutti, che sia carta tinta unita, che sia cartoncino, che sia carta scrap, uno si crea la struttura e poi se la può decorare come meglio crede. Poi alla fine, piuttosto di tutto il discorso, io vi posso far vedere, facciamo anche la copertina e poi io la decoro come ho immaginato io e poi vediamo cosa viene fuori. Poi magari cercherò un modo anche lì per mettere nella mia pagina nella mia pagina Facebook, in modo da mettere tutte le foto, mi mandate le foto e facciamo un album di quello che è venuto fuori. Questo è quello che mi è venuto in mente. Ditemi se per voi è fattibile, non è fattibile, se è un'idea che vi piace. Quindi per favore, in questo momento, vi chiedo di aiutarmi con qualche vostra idea a vedere se si può realizzare questo progetto, perché mi piacerebbe farlo. Però chiaramente se a voi fa piacere e se facciamo una cosa tutti insieme, altrimenti non è inutile che provo a fare un live se non c'è l'interesse. Per cui niente, io questo video in particolare, visto che sarà il video dove andrò a vedere i commenti, poi magari i commenti come al solito mi arrivano anche sempre con i social, in altri punti dei miei contatti, però se riusciamo ad averli sotto questo video, io li ho molto raggruppati. Quindi
Quindi in questo caso vi chiedo se potete magari di condividere il video, di farlo, di chiedere appunto alle persone che conoscete in modo da avere più idee possibile. Mi fareste un favore. Quindi ho divagato abbastanza, ma avevo bisogno di chiedervi questa cosa. Adesso vi faccio vedere come realizzare la seconda bustina, facilissima. Allora, riprendiamo. Partiamo dal nostro foglio, quindi lasciamo questa parte che è importantissima lasciare, questa zona qua e questa perché si deve poi andare ad incastrare nel mio quaderno che chiaramente ha la larghezza degli anelli standard. E vado praticamente a togliere la parte centrale. Quindi in questo caso io di riferimento ho il mio pallino che vado ad eliminare e vado a togliere appena appena da una parte e dall'altra, in modo da evitare che i due sacchettini poi si vadano ad incrociare. Quindi li lascio leggermente più sottili di quello che è la larghezza degli anelli. Quindi vedete, ho tolto un po' più dell'anello da una parte. E adesso vado a togliere la stessa, più o meno la stessa cosa dall'altra parte dell'anello, cioè del foro. Quindi praticamente ho realizzato le mie due bustine che sono leggermente più piccole della larghezza totale. Vedete, perché sono andata a togliere. No, ve lo faccio vedere qui perché eccoci, qua si vede decisamente meglio con lo scuro sotto. Sono andata a togliere appunto questa fascia al centro. Quindi, fatto questo, praticamente io cosa ho? La qua da questa parte è ancora chiuso, quindi vado, come ho fatto per la busta più grande, vado ad eliminare un pezzettino, una striscia qui sul fondo, in modo da aprire la mia busta, e lo faccio anche di qua, anche se io poi ne realizzerò una con voi, ma me lo faccio su tutte e due, perché comunque mi farò poi anch'io la seconda. Eccoci qua. Quindi la situazione è questa, quella di prima. Vado a decidere come chiudere la mia busta, quindi diciamo che potrebbe essere una cosa così. Quindi vado a tagliare da un lato, in questo modo, sempre più o meno. E non, come vedete, non sono stata neanche a misurare, perché non è importante. Così, così avrò la mia chiusura. Ora, in questo caso non vado a fare tutto il mio lavoro con la riga come ho fatto prima, ma semplicemente con la forbice, per esempio, vado a stondare gli angoli. Così, ma proprio ad occhio, cioè, non è il caso di avere una fustella per gli angoli, giusto per dargli un po' di motivo. Ok, così, vedete, è sufficiente. Allora, come vi dicevo, vi faccio vedere come utilizzare la carta scrap per fare il tutto, o della carta, qualsiasi tipo di carta che abbiate in casa, per fare il tutto anche senza necessità di washi tape. Allora, in questo caso, cosa vado a fare? Vado a misurare quanto spazio ho lasciato per la mia bustina. Allora, facciamo così. Quindi qua siamo a 15 centimetri, ok? 15 centimetri, chiaramente sono arrivata qui prima del bordo che andrò ad incastrare negli anelli, perché quello non è il caso di ricoprirlo. Per cui cosa faccio? Allora, prendiamo un rimasuglio di carta scrap, vado a... Questo è un po' rovinato, quindi vado a togliere un pezzettino qui, vediamo se la larghezza che rimane mi piace. Ok, perché lì era un po' rovinata, forse un po' stretto. No, va bene così. Allora, perché l'idea è di tenere più o meno 4 centimetri. Ok, e ci siamo. Ho ottenuto una larghezza di 4 centimetri, adesso vado a tagliare 15 centimetri, che è la lunghezza che mi serve per ricoprire il mio bordo. Ok, fortunatamente ci siamo. Quindi vedete, questa è la
la metterò da questa parte o dall'altra, non lo so. Comunque, vedete, questa è la lunghezza che mi serve per ricoprire il mio bordo. Ora cosa vado a fare? Vado a prendere, l'ho trovato perché non l'avevo preparato, il mio piegatore qua in osso. E cosa vado a fare? Vado a fare una, questo abbiamo detto che è 4 cm, vado a fare un piego a esattamente, più o meno così, esattamente a metà, 1 e 2, quindi a 2 cm. Ok, ho fatto il mio piego e vado a piegare, ma potrebbe anche essere carina però usare, sì, ma usiamo questa con i fiori, va, che è un pochino più allegra, perché l'altra se no rimane un po' tetra. Quindi vado a piegare le mie due fascettine, ok, in questo modo qui. Ora vado a munire di biadesivo la parte interna delle due fascettine. Quindi togliamo un centimetro di biadesivo, così. Voi utilizzate chiaramente il biadesivo che avete, potete avere quello in rotolo, io ho queste strisce di biadesivo e utilizzo queste, che è un materiale di scarto da una lavorazione che viene fatta da un nostro fornitore, perché io forse non ve l'ho mai detto, ma lavoro in un ufficio tecnico, disegno grafiche, e quindi diciamo che per lavorare le grafiche viene utilizzato del biadesivo nel momento in cui poi in produzione da me vengono montate, e questi diciamo sono gli scarti di biadesivo. E io che non voglio mai, appunto preferisco non buttare nulla, questo biadesivo a me serve tantissimo, e quindi abbiamo trovato un modo per riciclarlo, e io lo utilizzo. Tra l'altro è un adesivo molto tenace, quindi a me va bene così, ma voi potete utilizzare il biadesivo che avete. Infatti io per esempio per certe lavorazioni utilizzo il biadesivo in rotoli, quello sottile sottile da mezzo centimetro, perché questo tagliarlo da mezzo centimetro mi diventa difficile, e quindi devo per forza utilizzare l'altro. Però ripeto, questa è proprio una cosa che ognuno può usare quello che trova a disposizione. Quindi adesso andiamo ad attaccare il biadesivo. Tra l'altro, se vi fa piacere, nei commenti lasciatemi anche scritto come state vivendo voi questi giorni così particolari, perché veramente, anche se sembra una situazione veramente un po' così surreale, però che ognuno di noi immagino che in qualche modo si sia organizzato. Io a casa mia io ho due ragazzi, ho un ragazzo, Lorenzo di 18 anni e Simona di 22, che adesso anche loro sono a casa. Devo dire che è una cosa piacevole quella che stiamo in casa insieme molto più di prima, perché prima uscivano tantissimo, invece adesso stiamo insieme, e quindi stiamo, se vogliamo vedere una cosa, cercando sempre di cogliere le cose positive nelle cose negative, che per me è fondamentale. Questa è una cosa che ci sta, insomma, che ci sta legando molto di più, perché comunque in questo momento gli amici sono un po' meno presenti, e quindi la famiglia, non so, io parlo per me, non so se voi state vivendo la stessa situazione, anche perché un po' dipende da quanto sono grandi i ragazzi. Se i bambini sono piccoli, magari sono anche più abituati a stare a casa, ma i ragazzi come i miei, insomma, hanno un'età in cui gli amici a volte sembra quasi che vengano prima di tutto, e invece in questo modo qui insomma siamo molto più insieme. Ho mia figlia che continua a fare torte, sforna torte tutti i giorni. Infatti ho detto, appena finirà questa situazione, mi sa che dovremo fare
un full immersion di attività fisica per smaltire tutto quello che tutti i chili che avremo preso, perché se va avanti così la vedo grigia dal punto di vista della mia forma fisica. Comunque, allora, ho attaccato il biadesivo, adesso vado a spellicolare da un lato. Faccio la stessa cosa di prima, allora, per non fare sempre le cose un po' alla carlona, perché io a volte faccio le cose un po' così, vado a mettere del biadesivo in modo da bloccarlo un minimo, così li attacco più dritti, se no rischio di attaccarli tutti storti. Ecco, in questo modo posso muovere, però rimane fermo. E praticamente vado ad così incastrare, vedete, in questo modo qui, il mio pezzo di carta scrap in questo modo qua, lo incollo e semplicemente adesso vado a... Allora, non ho passato, vado a chiudere così. Non ho passato di stress, non ho passato niente, sto proprio facendo una cosa veramente per chi non ha tanta attrezzatura, non ha tanti prodotti, non ha niente, ha solo della carta e delle bustine, che insomma queste le abbiamo quasi tutte in casa per altri motivi. Immaginate per esempio queste strisce, non avete della carta scrap? Potrebbe essere la pagina delle pagine di un libro vecchio che magari avete rovinato e non usate più, oppure potrebbero essere delle pagine di una rivista, qualsiasi cosa, un pezzo di carta in casa lo recuperate sempre. Quindi faccio la stessa cosa di qua, vado a mettere vicino, schiaccio e vado ad incollare la parte superiore. Così. Eccoci. E vedete che il nostro laterale è chiuso, vedete? È anche carino perché l'ho messa da questa parte che è un po' più carino, un po' più viva. Ora, per fare la chiusura diversa da prima e senza aver bisogno di calamite e nient'altro, ma solo carta, cosa vado a fare? Vado a prendere, allora, dunque una carta, vediamo un po'. A questo punto però ci vuole una carta che più o meno, almeno un pochino, devi con quella, perché altrimenti faccio veramente 10. Facciamo questa, ma che ha un verdino che sì, va bene. Allora, quindi già ho una striscia, ecco, questo è già un rimasuglio già tagliato ed è una larghezza di striscia che mi potrebbe andare bene per chiudere. Quindi questa sarà la mia striscia che io andrò ad incollare per chiudere il mio sacchettino. Quindi qua devo semplicemente, la taglierò dopo alla fine, devo andare a incollare un pezzo di biadesivo che mi permette di tenerla ferma sulla mia bustina. Quindi facciamo subito questo. Attacchiamo un pezzo di biadesivo qui, così. Ok. E andiamo a fermare, ok, così, sulla mia bustina al centro. Fatemi capire bene se sto facendo il centro, vedete che io sto sempre usando di riferimento i miei quadratini. Se voi non avete i quadratini, semplicemente potete misurare e ok, ci siamo, ok? Misurate, vi segnate il centro e siete a posto. Andiamo a tagliare dopo. Per fare questa parte, la parte sotto, invece, cosa vado a fare? Allora, faccio un cerchio. Qui io uso sempre la fustella, ma voi ve lo potete tagliare anche a mano. Così. Metterò qui. E vado. Allora, vediamo se riusciamo. Vado ad attaccare dei pezzi di biadesivo sul laterale. Allora, facciamo così. Se riesco, mi taglio lo stesso cerchio col biadesivo, ma questo non è fondamentale. Voi potete, infatti, vedete, non riesco neanche a tagliarlo perché non taglio. Allora, niente, non importa. Tagliate un altro cerchio col biadesivo, come sto facendo adesso, ve lo segnate e nessun problema. Qui non ho segnato niente, ma tanto non è importante che sia perfetto. Ok. E quindi cosa vado a fare? Vado a creare giusto due alette,
alettine, così, che possono essere fatte ad occhio, una e due, così, che andiamo a mettere sul laterale. Forse qui ho fatto le punte troppo lunghe. La cosa importante qual è? Che al centro deve rimanere lo spazio per inserire. Quindi vado a metterne un pezzettino qui, così, e un pezzettino qui. Al centro deve rimanere lo spazio per far scorrere la mia striscettina. Quindi facciamo così. Ora io faccio in questo modo qua, vado a staccare il biadesivo. Allora qua metto, allora lo sporco solo perché potrei anche non farlo, ma più che altro perché così vedete meglio, si vede meglio l'effetto della striscia che entra dentro, perché altrimenti ho paura che non si capisca bene con la telecamera e con la luce che c'è oggi, ma solo per quello, altrimenti non è una cosa necessaria. Ecco, quindi io cosa faccio? Vado a spellicolare così, vado a piazzare al centro in modo da non pizzicare la mia striscia, perché è importante che non la pizzichi, e vado ad incollare qui. Ok. In questo modo qua. Ok. Una volta incollato bene il laterale, vedete che la mia striscia scivola. Vado a tagliare la mia striscia, che vado a tagliare anche abbastanza lunga, così. Passo anche qua per coerenza. Ok. Così. Ok. In questo modo vedete, io ho la mia chiusura. Non ho utilizzato niente di diverso da una busta e della carta scrap, e questa è la mia bustina che posso inserire qui. Eccoci. Questo è, vedete che è simile a questa. Qua avevo arrotondato gli angoli, poi liberamente ognuno fa come la fantasia lo consiglia, è tutto lecito. Quindi abbiamo le nostre tre bustine fatte in questo modo e la nostra invece bustina realizzata, per esempio, vedete, si potrebbe incollare qui. Eccoci, questa potrebbe essere un'idea. Nessuno vieta di incollare anche queste, eh? Praticamente si può sfruttare questa parte, per esempio, si può sfruttare questa parte si può ricoprire con una striscia, così, guardate, faccio vedere anche un'altra cosa, questa parte si ricopre con una striscia, dietro si mette del biadesivo e questa rimane una bustina che si può anche incollare su una parte piana. Le idee poi per utilizzarle sono veramente tantissime, e quindi sta a voi, adesso che avete visto come realizzarle, decidere come utilizzarle. Però penso che sia un'idea carina. Anche il video di oggi è terminato, spero che questa idea per mettere a posto i vostri ritagli di carta o per comunque sistemare un po' del vostro materiale vi sia piaciuta. Come vi ho chiesto all'interno del video, questa volta ho bisogno di voi per appunto capire come se fare dei live YouTube, cosa poter fare, eccetera, eccetera. Che se avete seguito il mio video, avete sentito appunto quello che vi ho chiesto. Quindi spero che i vostri commenti siano tanti, in modo da capire come muovermi per
iniziare, diciamo, questo nuovo progetto. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi è piaciuto il video, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. E come dico sempre, se avete dubbi, domande, cose da chiedere, fatelo pure, cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E detto questo, non mi resta che dare a tutti un abbraccio virtuale, perché quello si può, soprattutto in questo momento in cui veramente non ci possiamo abbracciare come abbiamo sempre fatto. E vi mando un bacione e auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!